Il 27 settembre sia io che un'altra persona di poter girare questo video. Quello che ho nelle mani è un pacco. Di solito la gente fa il video del pacco da giù, io invece no, faccio il video del pacco da su perché questo viene dalla Germania. Mi è stato spedito il 27 settembre ed è arrivato oggi. Oggi che siamo al 22 di ottobre, ormai lo davamo per disperso, sto poro fio di 1,5 kg, ma alla fine è giunto fino a me. E oggi mi ha regalato il sorriso. Ma chi mi ha spedito sto pacco? Me l'ha spedito Valentina, che è una bravissima youtuber. Il suo canale si chiama Achemitica e si occupa di cucina. E ve l'assicuro, è una bomba. Lei è di origini siciliane, quindi ci stanno pure un bel po' di ricettucce siciliane. Ve l'assicuro che mi fanno venire l'acquolina in bocca ogni volta che le vado a vedere. Soprattutto la pasta de mandorle, Madonna, fiat di Dio, la pasta de mandorle che non è. Io morirei intossicata di pasta de mandorle. Per fortuna non sono allergica, perché se no già so celiaca. Poi metteci pure quella, ma è una gioia. E quindi niente, siamo amiche, ci seguiamo a vicenda. Io seguo con molto piacere i suoi video, soprattutto perché so brevi, in pochi minuti ti spiega una ricetta facile da fare, sia dolce sia salato, ci trovi un po' di tutto. C'è sta pure ricetta per fare pasta di mandorle, eh? Andate a dare un'occhiatina, mi raccomando. Vi lascio il link al suo canale in info box e mi raccomando, passate da Achemitica Valentina, che ringrazio, ringrazio. Te se ama tantissimo, non ti ringrazierò mai abbastanza per avermi pensato. E adesso andiamo a vedere insieme cosa c'è dentro, perché io, insomma, dopo tutti questi giorni, diciamo che l'ho aperto per vedere più che altro se era tutto intero. A quanto pare sì, ho guardato solo superficialmente, quindi adesso sarà una vera e propria, vabbè, diciamo tre quarti di reaction. Perché quello che mi sono trovata per prima davanti è roba che si mangia, regà, Madonna. Ecco qui. Ed è bellissimo perché è student footer, che non è una cosa ambigua come state per pensare. Questo praticamente sarebbe una cosa che ora non so se loro qua ci mettono le stesse cose. Questo è il Tesken di Germania. E vediamo. Vabbè, ma è scritto tutto in tedesco. Ma io che cacchio vado a dire che è scritto tutto in tedesco? Però mi sembra comunque un misto di frutta secca di vario genere, tra anacardi, ci stanno le noci, ci stanno le mandorle, le nocciole e pure l'uvetta. Io questo lo conoscevo già perché quando facevo le fiere del fumetto, quindi facevo l'artigiana e preparavamo tutto il materiale a tema cartoni animati fatto da noi, handmade, passavamo le nottate lì a dipingere sul tessuto e monta gli orecchini e monta le cose, e per tenerci sveglie e energiche prendevamo una cosa che era molto simile, la vendevano alla Metro, non la Metro, la metropolitana, La Metro è un grandissimo magazzino dove si compra con partita IVA, infatti diciamo che vanno lì a far spesa anche locali che servono da mangiare, ristoranti, eccetera. E prendevamo una cosa simile che veniva chiamata proprio misto dello studente, che era un paccone gigante dove dentro c'era di tutto. Io lo amavo follemente e Valentina mia, non sai quanto sono stata felice con l'occhio a cuoricino quando l'ho visto spuntare per primo dal pacco. Oltretutto, la povera Valentina si è impiccata perché si è dovuta mettere a cercare tutte cose che fossero senza glutine, perché io sono ovviamente glutinolesa e non posso mangiare glutine. Quindi, santa donna, l'aureola te spedisco. Poi queste quanto le volevo assaggiare, non le ho mai, mai, mai mangiate. Mamma mia, c'ho una voglia di provare come sono che non vi dico. Le Skittles, che credo che siano un dolce americano, sono delle caramelline alla frutta, però a quanto pare ci stanno pure in Germania. E sono, vabbè, zitrone, boh, zitrone che sarà? Sarà il limone, penso. Poi mi correggerai. Schwarz Johannisbeere,
è violetto, secondo me potrebbe essere o uva o mirtillo. Limette è verde, forse questo è limone, questo è citrino, non lo so. Orange, oddio, orange, si capisce, che bello. Erd beer, qualcosina. Vabbè, Valeti, traducimeli quando vedi il video, lasciameli sotto su un commento. Dopodiché qua, per adesso non si mangia più. E ecco qua, questo lo dovevo ancora comprare, lo volevo provare tantissimo, e praticamente è questa sponge che serve per pulire i pennelli. Quando state facendo un trucco, tra un cambio di colore e l'altro magari, avete bisogno di avere il pennello pulito immediatamente, quindi senza acqua, senza nulla, lo strofinate qua e vi leva i residui di polvere. Lo potete riutilizzare con un altro tipo di colore, cioè una figata assurda. Io non lo so come ha fatto a venire in mente. Sei un genio del male pure tu, veramente. E adesso lo devo aprire. Lo devo aprire perché lo devo vedere. E ovviamente è sigillatissimo. Madonna mia. Oh, Jesus Christ. Ok. Esci fuori. Ecco qua. No, ma è fighissimo. Cioè, è tutto rugosino qua. Figo! E qua c'è il tappo, perché poi si può richiudere, se non erro. Questi cosetti si possono pure richiudere. Mo me sarta un'unghia, sai le risate che se famo. Ce l'ho fatta. E voilà, o richiudi e te lo porti in giro. E questo finisce nella valigia del lavoro. E non solo. Ma ora continuiamo. Qua c'è un sacco di roba, raga. Cioè, questa scatola, vedete quanto è piccola? Io non lo so, forse questa è la scatola dei signori del tempo, del dottor Who, che è più piccola fuori, ma dentro è immensa. Perché qua, boh, cioè, riuscite a inzeppaccio una cifra di roba. Campionessa di Tetris. Comunque, la cosa che mi ha fatto di più impazzire, io da super nerd, ovviamente, sono malata di Pac-Man. Quando ero piccola avevo il gioco, che era grosso così, quando c'erano praticamente, cioè i giochi non c'erano, le console, cioè a parte il Commodore 64 quando ero giovane io, e quindi c'era questa specie d'affare dove dentro c'era solo il gioco di Pac-Man, tutto pixeloso, fantastico. Era un affarone gigante giallo con due joystick, quelli fatti tipo, sì, proprio joystick, mini joystick, con cui tu lo manovravi, lo facevi andare nel labirinto, e io quanto mi ci divertivo! Ci ho giocato non so quanto a quel gioco, e guardate che mi ha mandato la collection di Essence Limited Edition Pac-Man. Pac-Man! Che io, per chi non avesse visto il video, mangio come una modella di Victoria's Secret per 24 ore. Andatele a vedere, perché si vede il mio frigo, e sul mio frigo c'è tutto un kit di calamite di Pac-Man. Tra fantasmini, mostrini, mele, Pac-Man stesso, palline quelle per i punti. E io ci ho fatto tutto uno schemino sul frigo. Insomma, malata, no. E vediamo un attimo, cioè la palettina è bellissima, c'ha dei colori stupendi. Questi sono un po' glitterati, luminescenti. Questo pesca che mi piace da morire. Questo rosa un po' corallo, stupenderrimo. Non vedo l'ora di usarla. Dopodiché, guardate quanto è bello. Pac-Man. È meraviglioso. E questo è un illuminante, che tra l'altro si vocifera che questo sia una sorta di dupe del kilowatt di Fenty. E abbiamo una sfocciatina. Madonna, quanto è burroso! Ma è burroserrimo! Vedi che botta di luce che te sto a dare. Mi muerte mi corazon. Ed ora, the top of the collection, la palettina e il gioco, gente, era proprio fatto così, esattamente così.
e c'erano i fantasmini e ti mangiavi la fruttina e ti prendevi energia, eccolo qua, dovevi scappare dai fantasmi. Mi sembra che se chiappavi la campanellina poi i fantasmini ti potevi mangiare e ti dovevi mangiare tutte quante queste palline. Ogni pallina era un punto. Bellissimo, questa è proprio la schermata del gioco. Oh, quanto mi sono emozionata, sono troppo emozionata. Aprimola. Wow! Cioè, una palette di colori nude stupendi. Con questo giallo ovviamente Pac-Man che non poteva mancare. Wow, wow, wow. Io ancora non la apro, purtroppo non c'è lo specchio. Per fortuna è arrivato tutto intatto, perché c'avevo una paura che si rompeva qualche cosa, madonna, io e lei entrambe. E gente, se volete un video con il pacco da su, o comunque con la collezione di Pac-Man, fatemelo sapere sotto con un commento. Tanto penso che farò uguale, quindi ho beccato lo stesso. Poi andiamo avanti. E questo cos'è? No, il burro labbra da pesca. Oddio quanto mi piacciono. È perché lei lo sa che io ho la secchezza proprio dentro, nell'intimo. E quindi ovviamente burro labbra idratante. Oddio. Ma cos'è sta cosa? Ma è droga, gente. Cioè, ma ci avete presente il tè alla pesca più buono del mondo? Le gelée alla pesca? Amplificatele un milione? Non riuscite a raggiungere l'intensità dell'aroma di pesca che vi arriva direttamente qui nelle sinapsi? È qualcosa di... Madonna mia, Valentino, questo quando ho finito me lo devi rimandare. Poi è tutto vellutato. Come Powder Kiss di MAC. No, levatemelo da sotto alle narici. Ma che è? Come si chiama? Isana? Rossmann. Rossmann, io questo brand l'ho già sentito. Madonna mia, ma quanto è buono sto coso. Devo andare a vivere in Germania solo per questa cosa, gente. Eccolo qua. Cioè, spettacolone. Mamma mia. Poi... maschere, perché io non sto assolutamente in fissa con le maschere. E sono Clean and Care 2 in 1. Parfum, vabbè, che è in tedesco, lalerolala. Comunque sembrerebbe una maschera di quelle al carbone. E non c'è sta scritto in inglese, però non ci stanno schifezze dentro. 0% PEX, silicone, paraffine e Tirschenstoffe, che non ho idea di che creatura sia. Me lo tradurrò. E quest'altra invece è all'acido ialuronico, Hyaluronic Mask, e credo siano proprio due applicazioni. Fantasticissimo, grazie. Poi no, non ci credo che l'hai fatto. Allora, questo smalto c'ha una storia, perché lei, stavo vedendo un video di una sua ricetta e si vedeva il primo piano delle mani mentre impastava una cosa, non mi ricordo, e portava questo smalto qua. Sono sicura che è per quello che te lo sei ricordato, e io gli ho scritto sotto come commento: dimmi assolutamente che cacchio di smalto porti, perché è stupendo. Io lo sto cercando tantissimo, qua in Italia non l'ho trovato da nessuna parte. La Onicotecnica che mi fa le unghie, che per carità fa delle unghie di una bellezza strabiliante, a parte che non fate caso che ce la ricrescita la settimana prossima, devo andare a rifà, non ha il gel di questo colore. Io volevo troppo le unghie di questo colore e ora potrò averle. Cioè, guardate quanto è bello sto lavanda. Madonna, che poi era il colore che volevo dei capelli. È bellissimo, sei un genio che te lo sei ricordato e me l'hai preso. Grazie. Appena mi rifarò le unghie naturali, cioè nel senso color naturale, perché tanto ormai andrò avanti ad artigli per tutta l'esistenza, appena mi rifarò il gel camouflage naturale, lo metterò. Se mangi ancora, regà, vedi questa che è?
Philosophy, Kartoffel Chip. Sono delle patatine, sono anche gluten free, so, al peperone, una cosa leggera leggera. E oddio, sembrano fighissime. E sono anche bio. Non vedo l'ora di assaggiarle. La marca è Heimagut. Paprika. Paprika ci piace. Poi, questo cos'è? Un portafoglio. Oddio, ma è bellissimo, è un portafoglio, a parte che Valentina ci ha preso una cifra perché è troppo 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 da me, con la coroncina qua, il motivo matalassé qua per mettere tutte le carte, qua per la moneta, e bellissima, ci ha messo dentro il centesimino perché sennò porta male. No, ti si ama troppo, tesoro. Questa cosa del centesimo è veramente la chicca top. Grazie. E sono rimaste ancora delle cose. E questa? Max Factor. No, la matita per le sopracciglia rosa, ti prego, perché hai capito subito che sono matta. Qualcosa ce la devo fare con questa matita per le sopracciglia, che poi volendo, insomma, guarda, una idea dei colori che i capelli che ho adesso, ci andrebbe pure a nozze proprio. Thank you. E se mangi ancora, regà, ecco qua, e sono due cioccolate tedesche, Edel Alpen Vollmilch, che penso sia latte delle Alpi, quindi ripieni al latte, e questa nougat, che nougat è nougat, insomma, nocciole. Madonna mia, quanto vado pazza per cioccolato, queste se le apro, 1, 2, 3, dove sta il cioccolato? Stava qui un attimo fa, è finito, mo? Gravissima sta cosa, gravissima. Comunque, il pacco finalmente è finito. Cioè, vi ho detto, questa scatola minuscola, io non so come ha fatto ad inzepparci tutta quanta quella roba, perché è pazzesco come ci sia riuscita. Io veramente, Valentina sei una pazza innanzitutto che mi hai mandato tutta questa roba, però quanto sono contenta della collezione dei Pac-Man, perché io te l'avevo detto che la volevo troppo, qua in Italia non è arrivata proprio, mi sembra, o forse io non l'ho trovata da nessuna parte perché ha fatto così, svampato, segnò, e invece ce l'ho grazie solo a te. Ovviamente sto componendo anch'io un pacco di rimando, il mio sarà proprio il pacco da giù, anche se Roma siamo un po' centro, ma comunque sempre giù rispetto alla Germania, e ti ci metterò dentro un po' di chicchette, di cosette che magari là non trovi e che ti ricordino un po' la nostra Italia. Detto questo, vi dico, se volete, pensavo, visto che ci sono un po' di questi sfizietini da mangiare, se magari vi va un piccolo video assaggio con queste cose, così le proviamo insieme e mi sento meno grassa a mangiare in compagnia. E poi, se volete, il video make-up con la collezione di Pac-Man. Detto questo, io vi saluto. Valentina, te si ama ancora e ancora e ancora. Grazie, mi hai fatto veramente felicissima. Cioè, stamattina quando ho visto il pacco stavo a fare i tripli salti carpiati in aria. E
spero di riuscire a spedirti presto il mio. Di ritorno da Lucca lo farò, perché voglio vedere se ti trovo anche qualcosina di carino lì, magari di tipicamente lucchese. E detto questo, vi saluto a tutti, vi si ama pure a tutti quanti voi, e ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticate di andare a trovare anche Achemitica nel suo canale. Miau miau.